Beh, io penso che l'ambizione sia un fatto positivo, cioè vuol dire avere degli obiettivi importanti e cercare di realizzarli. E questo è il primo passo per poter certamente andare avanti. Parlate un po' poco della Sicilia, del Mezzogiorno, ma non mi pare, mi pare che ha parlato di tutti quanti il paese e comunque non ci sono esclusioni. Quindi io penso che all'attenzione del governo ci sono tutte quante le regioni, Sicilia compresa. Sull'abolizione del Senato, una battuta, cioè, il suo pensiero qual è? Ma il mio pensiero l'ho già espresso più volte, io penso a un Senato che possa qualificarsi in maniera specifica su alcune funzioni. E questo naturalmente dando alla Camera la possibilità di dare la fiducia e l'attuazione dei programmi del governo. E io porto avanti un mio discorso in cui penso che è assurdo che bambini, ragazzi che studiano, che sono nati in Italia, che si sono integrati, che tifano per le nostre squadre di calcio, che si sentono, che hanno relazioni con tutto il mondo che sta loro attorno, possano non essere considerati cittadini italiani. E quindi io spero che al più presto si possa trovare una soluzione.